Ciao, cari ornitorinchi, questo è Electric Brrr, o come mi chiama mia mamma, Brrr, o come mi chiama mio zio, o come mi chiama mio fratello, sono più che sicuro che tanti di voi si sono chiesti tante belle cose del tipo: Peo, scusa, ma questi post che metti su Instagram e che anche Sabrina mette su Instagram, che sono dei disegni, che sono dei fumetti, che si chiamano 50 sfumature di Sabri, ma che accidenti sono, per non essere volgare? Beh, non sono nient'altro che dei post mirati a raccontare uno scorcio, una fetta, un pizzico, un pezzettino, proprio un pezzettino delizioso della vita di Sabrina, nonché per farmi esercitare con narrativa in generale, capiamoci. Adesso voi ne vedrete uno dietro di me che si crea, accelerato ovviamente. L'idea è nata proprio da me vedendo storie di Sabrina su Instagram o frammenti di video o foto, e le ho quindi proposto: ehi Sabrina, senti, ho un'idea geniale. O anche no, può darsi pure con una cagata, mi dirai tu. Facciamo dei post disegnati di queste storielle che tu rilasci e che poi purtroppo vengono dimenticate, allora noi le imprimiamo su carta digitale, ovviamente, grazie a codesta mano. Le facciamo carine, colorate e le buttiamo su. Non è geniale? Mi direte voi. Sì, Peo, è geniale, sei un genio. È per questo che mi sono iscritto, perché sei bravissimo. È così? Se non sei iscritto, fallo subito. Cristo, ci stai pensando per caso? Ci devi pensare? Io non lo so, guarda. Secondo il mio modesto parere, ci sono tre tipi di disegno al mondo proprio, pensa un po'. Ce n'è uno di tipo narrativo, come appunto sono i fumetti. Anche una sola scena può essere narrativa, no? In base all'ambientazione ci sono, che ne so, c'è una tazza da cui esce del fumo caldo e un piatto solo con le briciole ti fanno capire che qualcuno è passato lì, ha mangiato qualcosa. Raccontare tramite il disegno è fico, è bello, ed è tutt'altro che un altro tipo di disegno, ovvero il disegno fine a se stesso, dove, che può essere, come un esempio è il tre anime, un disegno per una maglietta, un disegno di esercitazione, basta, non saprei, disegni da pose statuarie e senza alcuno scopo, veramente. E quelli ultimamente mi iniziavano un po' a stufare, no? Cioè adoro fare anche quelli, adoro ogni tipo di disegno, però se posso scegliere, sceglierei tra il primo tipo, ovvero quello narrativo, o il terzo, che è il seguente. Il terzo sarebbe il disegno di progetto. Progetto, che cosa intendo? Tipo character design, sai quando fai i pupi che li fai di fronte, di lato, là dietro, e disegni tutto il loro abbigliamento, tutte le loro particolarità, magari c'è una cicatrice qui e ti inventi che ce l'ha qui perché è passato un gatto proprio cattivo e l'ha lacerato, che ne so. Character design, o anche environmental design, quindi design delle ambientazioni, cosa che io ho fatto in passato. Per chi è incuriosito di miei lavori davvero vecchi, anche in campo di videogiochi, li può trovare al felipe.echeverriart.blogspot.com. Ma basta che cercate Felipe Echeverri su Google e esce quello, e potete vedere dei disegni di character design, environmental design, fumetti e altre cose. Sono vecchi, però lo dico comunque, magari fa piacere, non lo so. E io adoro anche quel tipo di disegno, perché io ho studiato architettura, ho un certo metodo nell'approcciarmi al progetto di un personaggio, di un'ambientazione, che mi è stato passato proprio grazie all'università di architettura e che io ho tradotto e trapassato in disegni un po' più artistici e fighetti, non sicuramente robe serie appunto di architettura, che potrei sempre fare, ma lo lascio a chi ne sa più di me, chi è più bravo di me, amici del collettivo ad esempio, che saluto. Ultimamente ho avuto l'occasione di lavorare ad alcuni di questi progetti segreti e grazie a Sabrina ho potuto invece approcciarmi al primo tipo di disegno, ovvero quello narrativo. A chi possa piacere o no, a chi possa sembrare troppo semplicistico come disegno, perché appunto lo faccio abbastanza in fretta, a tempo perso, questo tipo di disegno, anche perché non ci sono in ballo soldi, pagamenti e cose così, è pura passione, è pura gioia. E come dicevo, c'è chi lo può trovare semplicistico perché è uno stile chibi, però è lo stile che abbiamo scelto fino adesso per tutte le grafiche di Sabrina, l'intro di Sabrina, il banner di Sabrina, le magliette di Sabrina e un giorno anche i peluche di Sabrina, le scarpe di Sabrina, le protesi dei capezzoli di Sabrina, che conquisteranno il mercato mondiale, chiaro? Almeno questo è il mio obiettivo. Ha senso? Va bene conquistare il mondo così? Secondo me sì. Quindi, recapitolando, 50 sfumature di Sabrina non sono altro che uno scorcio di vita di Sabrina tradotto da me in disegno cibi, manga, anime, comico, son cavolo, buttateci tutti i termini che volete, postato sul suo Instagram e sul mio, una nuova rubrica che sta su entrambi i profili. E in particolare questo qua che si sta creando alle mie spalle raffigura la scena di un bulletto, perché siamo in tema.
no, bullismo, un bulletto barra hater, che parliamone, parliamo degli haters, perché io non ne ho ancora tanti, o non ne ho in generale, ma magari qualche persona cattiva, se posso dirlo, ogni tanto capita nei commenti, ti dice una cattiveria. È molto triste che magari su 100 commenti positivi, bellissimi, te ne arriva uno cattivo, di una persona cattiva che non ha nulla da fare a quanto pare in quel momento, se non scriverti una cattiveria. E tu fai finta di essere grosso, potente, e dire, ah, ma vedi, questo non c'ha nulla di meglio da fare. Però il bambino che è in te è ferito e piange. Secondo me, a meno che tu non sia grande ai livelli di Sabrina, in cui già hai avuto tante esperienze di cattiverie, haters o quello che ti pare, ma sei un povero pirla come me, sarebbe incoerente e soprattutto bugiardo dire che quei commenti non mi toccano o che quei commenti non ci toccano. Penso di poter parlare anche per altri creators, se così posso dire. Quei commenti sono come quel tocco di aglio di troppo dentro i tuoi spaghetti che stai mangiando felicemente, non te ne accorgi, lo mangi e ti rovina un intero boccone. Sì, è solo un pezzetto di aglio, ma è cattivo. Ti può rovinare l'intera esperienza. Usciamo però subito dall'argomento haters per continuare a parlare di questa scena, appunto, del hater barra bulletto che va lì, dice una cattiveria a Sabrina e Sabrina lo ignora, perché questo sarebbe il succo, quello che uno dovrebbe fare. Poi bisogna vedere se uno è in grado di farlo, uno deve costringersi a farlo, no? È più facile a dirsi che a farsi, lo so. Ma l'obiettivo di questa scena in particolare era quella di essere il più semplice possibile per racchiudere un qualcosa di sensato, non come le altre scene che invece sono solo a scopo comico e stupido. Adesso io non mi ricordo neanche qual è stata la prima. Ah sì, la prima derivava da una storia che la faccio vedere già che ci sono, perché non sono così pigro. Il peo del futuro adesso dovrà mettere qui l'immagine del primo post delle 50 sfumature di Sabri, in cui appunto avviene questa scena esilarante che è avvenuta veramente. E vi do un attimo per leggere a voi di YouTube che magari non hanno Instagram, non lo so, ed è la seguente: se mi ami mi dai metà di quella spremuta, un sorso, metà se mi ami, ti amo un sorso, metà sorso se mi ami. Ah no, aspetta, ok. Esilarante, vero? È successa veramente. La seconda scena che adesso il peo di futuro, del futuro, che starà editando questo video, metterà qui, è una scena su Creamy, uno tra gli ultimi abitanti della casa di Sabrina arrivati, che ha dimostrato in diverse storie di avere una fissa per le cannucce. Non appena Sabrina prende un succhetto e inizia a berlo, arriva Creamy che gli ciula la cannuccia, letteralmente, va lì e se la prende. Quindi ho fatto questa simpatica scenetta, appunto, in cui c'è Sabrina che sta facendo cose, sembra che qualcuno la stia spiando, in stile proprio Splinter Cell o Metal Gear Solid, non saprei. 5 minuti arrivo, mau mau mau. Obiettivo individuato, attuare piano sessione per cannucce. Sto finendo di editare. Poi lui scende, tipo con un cavo, alla Mission Impossible, infatti questa va letta rigorosamente con la canzoncina di Mission Impossible 2. Ma dove, accidenti, è finita la cannuccia? E si vede Creamy in alto. Com'era? Decente. La terza scena, che sempre il mio carissimo peo del futuro, amico mio, nonché mio pseudo fidanzato probabilmente, che adesso metterà qui appunto questa scena magnifica, riguarda il giorno della festa delle donne, che è l'8 marzo, giusto? Sì. In cui in realtà Sasha non era ancora uscito per prendere le mimose Sabrina, o forse si è scordato, chi lo sa. Tudor invece l'ha portate, e questa è la scena che è uscita fuori. Grazie Tudy, che bel pensiero. Ma prego. Cos'è, il tuo onomastico? No, è la festa delle donne. Sguardo cattivissimo. Mi sono giusto ricordato di aver lasciato il forno acceso a casa del fioraio. Torno subito. Non è magnifica? Questa battuta è mia. Io la trovo divertente. C'è chi dirà facepalm diretto proprio, ma a me è piaciuta. La trovo geniale, ok? Posso dire a me stesso che sono un genio da solo? Secondo me sì, me lo permetto. Subito dopo, la scena successiva è stata questa qua, sul bulletto. E l'ultima non è stata proprio una scena, ma siccome è stato Pasqua proprio quanto 2 giorni fa, abbiamo deciso di fare un bel disegnino che augurasse buona Pasqua. Buona Pasqua? Buona Pasqua a te! Ma buona Pasqua a me! Buona Pasqua, ok? Non so neanche parlare, a quanto pare. Meglio lasciar perdere YouTube se non sai parlare, Cristo. Comunque, questa simpatica scenetta con il mio nuovo gatto preferito della famiglia, ovvero Zorro, che esce da un ovetto e è vittima di carinerie eccessive, come mettere le orecchiette da coniglio. Sabrina porta a sua volta le orecchiette da coniglio e auguriamo così buona Pasqua. Pasqua, perché ormai si chiama così nella mia testa, la buona Pasqua. Buona Pasqua a voi! Augura buona Pasqua a tutti, insomma. Zorro, che sì, è il mio nuovo preferito, perché tra tutti i gatti, quando
vado a trovare Sabrina, forse anche perché cucciolo, e l'unico che si sentiva subito in confidenza con me, mi saltava sopra, cercava di rubarmi il cibo quando mangiavo, ma anche no. La mattina che mi sono alzato a casa di Sabrina, che lei ancora dormiva, io devo fare piano piano perché devo prendere un treno, per andare a Genova a una laurea, hai capito? Ho trovato Zorro che giocava dentro la mia valigia e mi stava ciulando letteralmente lo spazzolino. È vispo, è acceso, è simpatico, non si regola ancora con gli artigli, pensate. Quando è saltato sulle mie gambe per ciularmi da mangiare perché stavamo cenando, nella paura di cadere, di non prenderci, ha tirato fuori gli artigli, il bastardino, e me l'ha infilato proprio sulla panza, che ha trapassato la maglietta e mi ha fatto uscire pure del sangue. Però ovviamente non mi sono lamentato, un piccolo cuccio di catto, davvero troppo simpatico, troppo bellino. Da quel che ho capito, la sua razza raggiunge dimensioni giganterrime, ma tipo mostruose. Peo del futuro, puoi far vedere quanto grande può diventare la razza di Zorro? Penso che perderà tutta la sua carineria una volta diventato così gigante, visto che adesso che il cucciolino sembra così simpatico e carino. Sì, dico che è il mio preferito, ma se la combatte ancora con Fiamma, perché Fiamma c'ha quell'atteggiamento un po' che si crede un ghepardo nella giungla, non nella giungla, nella savana. C'ha questo qualcosa di selvaggio, come appunto un ghepardo dentro il corpo di una gattina. Ma questa è un'altra storia. Penso che per questo video è sufficiente, tutte le cagate che ho detto sono sufficienti. Spero che continuerete a seguire le 50 sfumature di Sabri, sia nel mio profilo che nel profilo di Sabrina. Spero che vi piacciono le prossime idee che mi verranno, perché ora come ora non ne ho idea di cosa potrà uscire fuori, visto che nascono tutte improvvisamente. Guardo una storia, guardo un video e viene lì la scintilla. Ok, adesso facciamo una bella scenetta, c'è bisogno di tempo che avanza per farle. Ma a prescindere se questo video vi è piaciuto, beh, dovete assolutamente mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Potete acquistare una fantastica maglietta per supportare me e questo canale con questo logo fighissimo. Cioè, manco vostra mamma ha mai visto un logo così fico. Link qui sotto in descrizione, hai capito? Ma soprattutto, solo una cosa, almeno spero che ti ricordi, ovvero che questo era Electric.